Se proteggere un paese da eventuali attacchi aerei è un compito difficile, proteggere un intero continente richiede un impegno ben maggiore. Gli intercettori americani e canadesi hanno difeso il continente nordamericano dall'attacco dei bombardieri sovietici con continue azioni di pattugliamento su enormi distese di territori inospitali. Il compito è stato svolto per quasi 50 anni, 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno. Il NORAD, il sistema di difesa aerea nordamericano, era uno dei dispositivi di preavviso e intercettazione aereo più potenti del mondo, secondo soltanto all'apparato di intercettazione sovietico, PVO. I caccia del comando NORAD dovevano mantenersi sempre all'avanguardia nelle tecnologie e nelle prestazioni, tanto che i moderni aerei supersonici, quali l'Eagle e l'Hornet, sono distanti anni luce dai primi caccia incaricati della protezione del continente nordamericano. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la difesa aerea nordamericana non sembrava di primaria importanza. Gli Stati Uniti erano la prima potenza mondiale, l'unica a possedere la bomba atomica, e si ritenevano la nazione dominante. Ma la difesa aerea del territorio americano versava in precarie condizioni. Il Comando di Difesa Aerea dell'Aviazione dell'Esercito fu fondato nel 1946 e inizialmente faceva affidamento sui caccia della Seconda Guerra Mondiale. I monoposto P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt erano affiancati dai caccia notturni bimotore P-61 e dai caccia a reazione P-80 Shooting Star. Nel giro di pochi anni, però, l'America fu costretta a svegliarsi dai suoi sogni tranquilli. L'Unione Sovietica aveva approntato giganteschi bombardieri capaci di sferrare attacchi nucleari contro qualunque città americana. E per aumentare il disappunto statunitense, il primo bombardiere sovietico, il Tu-4, era un evidente plagio dell'americano B-29 Superfortress. Presto fu rimpiazzato dal più valido Bear, al quale si aggiunsero poi bombardieri a reazione Bison e Badger. Questi bombardieri potevano trasportare un grosso carico di bombe convenzionali, atomiche o all'idrogeno. Potevano quindi distruggere le principali città americane in un'unica azione di attacco. I caccia americani dovevano fermarli. Alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, i Tu-4 rappresentavano un pericolo reale, tanto che per contrastarli l'aviazione americana e quella canadese misero in campo quattro tipi di caccia. L'unico monoposto monomotore era il caccia F-86 Sabre, che si era dimostrato estremamente efficace in Corea contro i MiG-15 di fabbricazione sovietica. Gruppi di intercettori erano pronti a decollare entro 3 minuti per trovare, individuare, intercettare e distruggere. Gli equipaggi dovevano occuparsi di tutti i quattro aspetti della missione, coadiuvati dai controlli di intercettazione al suolo, detti stazioni GCI. Le esercitazioni erano effettuate contro i bombardieri del Comando Aereo Strategico. Il pilota del caccia veniva informato via radio, più tardi tramite data link, sulla velocità, la quota e la rotta del bersaglio.
Il sistema GCI guidava il pilota su una rotta di collisione fino al contatto visivo. Dopo essersi messo in coda al bombardiere, il caccia l'avrebbe attaccato con le sue armi, cannoni, razzi e missili. Nel periodo di maggiore attività per far fronte ai TU-4, il comando principale dell'aviazione americana era quello di difesa aerea, che controllava non meno di 50 gruppi di caccia. Dopo un timido inizio era cresciuto fino ad assumere proporzioni enormi e aveva sorpassato gli obsoleti bombardieri a elica sovietici in termini tecnologici e numerici. A partire dal 51, i primi Sabre furono sostituiti dagli F-86D o Dog Sabre. Il radar di cui i nuovi aerei erano muniti, alloggiato nel muso, ne consentiva una limitata operatività in condizioni meteorologiche avverse. In compenso, il motore turbogetto J-47 con post bruciatore consentiva all'F-86D di raggiungere la velocità record di 1126 km orari. Si trattava del più veloce intercettore del comando di difesa aerea. Invece che con i cannoni, il Sabre D era armato con 24 razzi da 70 mm alloggiati in una piattaforma retrattile situata sotto la parte anteriore della fusoliera. Il ruolo di questo intercettore era talmente importante che ne furono costruiti non meno di 2500, la maggior parte dei quali fu assegnata al comando di difesa aerea. Gli altri tre intercettori in servizio erano bimotori ogni tempo ad ali diritte. Tra questi, l'F-89 Scorpion aveva motori poco potenti, ma le sue qualità risiedevano nella lunga autonomia e nel possente armamento. Il suo primitivo radar, che era controllato da un operatore seduto dietro il pilota, rappresentava quanto di meglio la tecnologia dell'epoca potesse offrire. L'armamento dello Scorpion fu quello che subì le modifiche più radicali per stare al passo coi tempi. Nel 51 entrarono in servizio i primi Scorpion armati con 6 cannoni da 20 mm e 3 anni dopo uscì la versione F-89D, armata di razzi. L'armamento del modello F-89H consisteva invece in 6 missili aria-aria agli infrarossi, Jux Falcon, e di 42 razzi. L'ultima versione dello Scorpion, l'F-89J, era dotata dell'arma più temibile. Ai 4 missili Falcon si aggiungevano infatti 2 razzi non guidati Genie con testata nucleare. Negli anni 50 il Canada contribuiva al sistema di difesa aerea del Nord America con i suoi Avro Canada CF-100 Canuck. Gli intercettori avevano un solo compito: contrastare gli stormi di bombardieri sovietici provenienti dalla regione polare. Intorno alla metà degli anni 50, gli americani si erano convinti che i bombardieri sovietici costituissero un pericolo reale e consistente. Questa situazione portò negli anni 60 allo sviluppo dei missili da crociera con i quali gli aerei potevano attaccare a notevole distanza dall'obiettivo. Col tempo, le informazioni militari raccolte sull'Unione Sovietica convinsero gli americani che la minaccia dei bombardieri sovietici non era così grave come si era inizialmente pensato. Il pericolo si presentava solo nel caso di un conflitto termonucleare globale, nel quale l'Unione Sovietica avrebbe potuto schierare un numero di aerei sufficiente a mettere a dura prova la difesa aerea nordamericana. Le migliaia di caccia a disposizione degli americani si sarebbero rivelati inutili senza un sistema che identificasse tempestivamente gli aerei nemici. Si svilupparono così migliori sistemi di preavviso, o early warning,
che forniscono il primo allarme di un possibile attacco. Il NORAD investì miliardi di dollari nell'approntare una catena di stazioni radar tecnologicamente sempre più avanzate. Fra queste va ricordata la linea Dew, che dalla Groenlandia attraversava tutto il Canada. Più a sud, in corrispondenza della frontiera tra Stati Uniti e Canada, c'era la linea Pine Tree. Questi primi sistemi di controllo furono in seguito raggruppati per formare il North Warning System, le cui stazioni erano collegate anche al sistema di preavviso rapido dei missili balistici del Comando Aereo Strategico. Verso la metà degli anni 50, lo sviluppo degli intercettori di seconda generazione era giunto a uno stadio avanzato. L'F-102 Delta Dagger fu il primo intercettore della serie Century a entrare in servizio presso il Comando di Difesa Aerea. Divenne operativo nel 1956, al termine di una lunga e difficile fase di progettazione, e rappresentò il primo caccia supersonico a disposizione del Comando della Difesa Aerea. Il numero degli F-102 crebbe in fretta, tanto che nel 1958 se ne contavano più di 600 esemplari, la metà degli intercettori in servizio. L'F-102 era inoltre il primo aereo del mondo dotato di un sistema di armamento integrato. Un sistema posizionato a terra, il SAGE, forniva all'intercettore le coordinate del bersaglio e lo dirigeva automaticamente verso di esso, con una rotta di collisione fino alla distanza di tiro. A questo punto il pilota riprendeva il controllo dell'aereo e conduceva l'attacco a vista o con l'aiuto del radar di bordo. L'armamento consisteva in 6 missili Falcon trasportati internamente per motivi di aerodinamica. Sebbene sia stato presto sostituito nel servizio di prima linea, l'F-102 continuò a contribuire fino agli anni 70 alla difesa aerea nella Guardia Nazionale e nelle riserve dell'aviazione. L'F-101 Voodoo fu il secondo intercettore della serie Century a entrare in servizio presso il Comando della Difesa Aerea. Doveva sostituire gli Scorpion e gli Starfire come intercettore ogni tempo a lungo raggio. Il Voodoo derivava dal progetto di un promettente monoposto, l'XF-88, un caccia a largo raggio, concepito per scortare i bombardieri strategici, che non entrò mai in produzione. Da esso però partì lo sviluppo del più grande F-101 con compiti di caccia bombardiere nucleare monoposto e ricognitore. Del Voodoo, il Comando della Difesa Aerea mise in servizio una versione biposto da intercettazione, l'F-101B, per affiancare l'attività degli F-102 e soprattutto perché la Convair era in ritardo nello sviluppo del nuovo apparecchio che sarebbe diventato l'F-106. Analogamente all'F-102, il Voodoo era dotato di un complesso sistema di armamento, l'MG-13, collegato al sistema di controllo al suolo SAGE. Il Voodoo entrò in servizio presso il Comando della Difesa Aerea nel 1959. Anche il Canada fece uso di questo aereo dopo che fu soppresso il progetto dell'intercettore canadese a lungo raggio Arrow. Il Voodoo poteva trasportare un massimo di 4 missili alloggiati in una stiva dotata di un'insolita piattaforma rotante. Dopo il lancio dei 2 razzi Genie a testata nucleare, la piattaforma ruotava su se stessa per mettere in posizione di tiro 2 Falcon a corta gittata. Nel giugno del 60 il Comando della Difesa Aerea disponeva di 17 gruppi di F-101. Fino al 64 i Voodoo furono i più numerosi intercettori americani. La McDonnell ne costruì 479, 132 dei quali furono assegnati al Canada ed entrarono in servizio nel 62 presso 5 gruppi.
Il Voodoo era un aereo veloce, docile e dotato di prolungata autonomia. Ma aveva dei problemi. I piani di coda molto elevati, che tendevano ad appoppare l'aereo, causarono numerosi incidenti. Inoltre, la gestione del complesso sistema di controllo dell'armamento era difficile, perché doveva lanciare automaticamente i razzi Gini a testata nucleare, dirigere l'apparecchio su una rotta di allontanamento e far detonare le bombe al momento giusto. Nonostante i suoi difetti, il Voodoo era un aereo molto apprezzato ed ebbe un lungo e proficuo stato di servizio. Entro il 71 tutti gli esemplari operativi passarono alla Guardia Nazionale Aerea, che li utilizzò fino all'inizio degli anni 80. I Voodoo canadesi restarono in servizio qualche anno ancora. Nel 58, l'entrata in servizio dell'F-104 Starfighter rese il comando di difesa aerea il primo utilizzatore al mondo di un aereo capace di raggiungere la velocità di 2 Mach. Gli F-104 furono inizialmente assegnati a un gruppo di caccia e intercettori in California. Nonostante le sue eccezionali prestazioni, lo Starfighter ebbe molti incidenti dovuti a problemi di manovrabilità. Andò così in dotazione a 7 gruppi, ma dopo un solo anno fu tolto dal servizio di prima linea. L'elegante F-106 Delta Dart fu il più avanzato intercettore degli anni 60. Si trattava del migliore prodotto della serie Century e l'ultimo degli aerei di nuova generazione del Comando della Difesa Aerea a essere progettato unicamente per il ruolo di intercettore. Un'importante evoluzione del sistema di difesa aerea del Nord America fu la creazione del NORAD, il Comando di Difesa Aerea Nordamericano. La struttura univa i sistemi statunitensi e canadesi, il suo comandante era americano, il vicecomandante canadese. La nuova struttura assunse il controllo di un complesso sistema di radar di preallarme e di intercettori. L'F-106 era l'evoluzione dell'F-102, con un miglior sistema di controllo dell'armamento e un nuovo motore, il Pratt & Whitney J75, che garantiva una spinta superiore del 50% a quella del turbofan J57 del Delta Dagger e permetteva all'F-106 di raggiungere la velocità massima di 2,4 Mach. Il Delta Dart trasportava l'armamento internamente, come l'F-102. Inizialmente la dotazione prevedeva 4 missili Falcon e 2 razzi Gini, razzi che all'inizio degli anni 70 furono sostituiti da un cannone Vulcan da 20 mm. Nel maggio del 59, il Delta Dart entrò in servizio presso 14 gruppi di intercettori e divenne uno degli aerei più apprezzati dai piloti della difesa aerea. Della versione monoposto F-106A, l'intercettore standard, furono prodotti 277 esemplari. Il biposto da addestramento F-106B, che conservava comunque una totale idoneità al combattimento, fu prodotto in 63 esemplari. L'F-106 è stato l'intercettore americano col più lungo stato di servizio. Ha contribuito alla difesa dello spazio aereo nordamericano per ben 28 anni. La sua attività è sopravvissuta a quella dello stesso Comando della Difesa Aerea, prima ribattezzato Comando di Difesa Aerospaziale e in seguito, nell'80, definitivamente smobilitato.
A tempo debito, l'F-106 passò alla Guardia Nazionale Aerea. Ritirato dal servizio di prima linea, il Delta Dart iniziò poi una seconda proficua carriera con i cosiddetti professionisti della guerra del fine settimana. L'ultima missione operativa dell'F-106 avvenne nell'88, presso il gruppo della Guardia Nazionale di base ad Atlantic City, nel New Jersey. A partire dal 78, il Delta Dart fu affiancato ad un altro importante aereo della McDonnell. Era l'onnipresente F-4 Phantom, veterano della guerra in Vietnam. Il suo nuovo ruolo di intercettore si sarebbe concluso solo nel 90. I Phantom F-4C e F-4D entrarono in servizio presso 7 gruppi di caccia intercettori della Guardia Nazionale. Altri 17 gruppi, sempre della Guardia Nazionale, usavano i Phantom come caccia tattici, anche se alcuni, come quello delle Hawaii, svolgevano principalmente compiti di difesa aerea. Il più avanzato intercettore della difesa aerea del Nord America è il McDonnell Douglas F-15 Eagle. Le sue superlative prestazioni, l'eccezionale manovrabilità, il potente armamento missilistico e un radar estremamente efficiente gli hanno permesso di assolvere i compiti di difesa aerea sotto 3 diversi comandi: il Comando Aereo Tattico, il Comando Aereo dell'Alaska e la Guardia Nazionale Aerea. Per un certo periodo, i 4 gruppi di intercettori di prima linea equipaggiati con gli F-15 si videro assegnata una missione particolare, alla quale era destinata un'arma speciale. La loro fenomenale capacità di salita li rendeva l'ideale piattaforma di lancio per il missile antisatellite ASAT, VOAT, concepito per distruggere i satelliti sovietici di ricognizione e comunicazione. Gli Eagle della base di Elmendorf in Alaska erano schierati in primissima linea, pronti a intervenire nel caso di un conflitto con l'Unione Sovietica. Bombardieri sovietici Bear e ricognitori Bear e Badger erano intercettati con regolarità. Una volta localizzato l'intruso, gli Eagle avevano il compito di intercettarlo e scortarlo lontano dallo spazio aereo americano, in modo cortese ma deciso. I sovietici e gli americani effettuavano entrambi missioni di spionaggio aereo. Le telecamere alloggiate sugli Eagle registravano le ultime modifiche apportate ai mezzi nemici. Thank you.
Gli F-18 Hornet hanno sostituito i Voodoo dell'aviazione canadese e hanno compiti prevalentemente difensivi e di intercettazione notturna. Per questa attività sono equipaggiati con un potente riflettore. Nell'85 la versione CF-18 entrò in servizio nelle forze canadesi, sia per i gruppi di stanza in Canada, sia per la prima divisione aerea canadese di stanza a Baden-Solingen in Germania. Con la fine della Guerra Fredda sono rientrati in patria i caccia di stanza in Europa e i gruppi di CF-18 sono stati ridotti a 4. Oggi questi aerei trovano un duplice impiego. Per 6 mesi sono impiegati nella difesa aerea sotto il comando del NORAD e per gli altri 6 mesi operano come gruppi di intervento aria-terra pronti a essere dislocati oltremare. Gli Hornet sono tra gli aerei che prendono parte al concorso Guglielmo Tell, un incontro biennale organizzato presso la base di Tyndall in Florida, durante il quale sono messi alla prova i caccia della difesa aerea dell'aviazione, della Guardia Nazionale e delle forze armate canadesi. Le prove mirano a verificare l'abilità e la competenza dei piloti, controllori di volo, ufficiali addetti all'armamento e tecnici dei rifornimenti e della manutenzione. Il test sui tempi di reazione dei piloti è uno dei più importanti. Gli intercettori in servizio nelle varie armi decollano per le esercitazioni di tiro. Queste riprese mostrano in azione F-15 Eagle, F-106 Delta Dart, F-4 Phantom e F-18 Hornet. Il controllo delle operazioni avviene da terra. Durante l'esercitazione, gli addetti ai radar controllano il traffico aereo e segnalano ai piloti la posizione dei velivoli e dei bersagli in volo. Gli ufficiali addetti all'armamento dirigono gli intercettori sui bersagli. Di solito si tratta di vecchi caccia Super Sabre, modificati per volare senza pilota, controllati da terra. La dotazione supplementare di bruciatori di gas propano aumenta la loro rilevabilità ai sistemi di puntamento ai raggi infrarossi. I piloti perfezionano le manovre di ingaggio e di combattimento, inquadrano gli aerei bersaglio e li attaccano con i loro missili. Nei periodi di pace, concorsi come questo forniscono ai piloti dei caccia un'occasione unica per affinare ed evidenziare le proprie capacità. I missili a testata inerte permettono di attaccare un bersaglio fino a 7 volte, prima che questo sia irreparabilmente danneggiato.
L'F-100 nelle immagini reca ben visibile l'effetto dei colpi andati a segno. Il Super Sabre è stato definitivamente abbattuto. L'esercitazione è terminata. I caccia possono rientrare alla base. Il più recente intercettore del NORAD è il caccia di difesa aerea F-16 ADF Fighting Falcon, commissionato nell'86 per sostituire i Phantom e i Delta Dart della Guardia Nazionale. I 240 F-16 ADF si distinguono per le numerose antenne collocate davanti alla cabina e per il piccolo ma potentissimo riflettore sulla fusoliera, usato per l'intercettazione notturna. Il radar APG-66 effettua un buon rilevamento dei bersagli anche di piccole dimensioni e consente all'ADF di sfruttare al meglio il suo armamento, composto dai tre missili aria-aria americani, e cioè il Sidewinder a corta gittata, lo Sparrow semiattivo a media gittata e il Fire and Forget AMRAAM. In 50 anni il design degli intercettori è radicalmente cambiato, ma la loro missione è rimasta la stessa. I piloti degli F-16 sono sempre pronti a levarsi in volo con un preavviso brevissimo per raggiungere il potenziale intruso. La fine della Guerra Fredda ha portato a una massiccia riduzione del numero di intercettori destinati alla protezione del continente nordamericano. Nel 1995 non vi erano più intercettori assegnati esclusivamente al NORAD e tutti gli F-16 ADF erano finiti nel grande parcheggio cimitero nel deserto del Nevada. Attualmente il NORAD fa affidamento sui velivoli della Guardia Nazionale Aerea, come gli F-16C di base ad Atlantic City. Si tratta di aerei polivalenti, impiegati sia per l'intercettazione, sia in altre missioni, quali attacchi aria-terra e soppressione delle difese. Il sistema di difesa aerea del Nord America è composto dai gruppi della Guardia Nazionale e dai gruppi canadesi di prima linea, dotati di F-16, F-15 Eagle e CF-18 Hornet. Sebbene vengano effettuate regolari esercitazioni, l'eventualità di incrociare un bear russo oggi è remota. Ma conflitti nati in altre parti del mondo possono ancora richiedere il controllo dei cieli. Per questo motivo, formazioni di intercettori continuano a decollare quotidianamente allo scopo di sorvegliare lo spazio aereo nordamericano e di compiere esercitazioni.
Al termine delle attività giornaliere, gli intercettori rientrano ordinatamente alla base. Durante la Guerra Fredda, la difesa aerea del Nord America è stata assicurata da una lunga serie di intercettori, dai caccia con motori a pistoni, reduci dalla Seconda Guerra Mondiale, fino ai modernissimi supercaccia bisonici multiruolo. Come disse un pilota di un intercettore negli anni della Guerra Fredda, bisogna essere pronti ad affrontare l'impensabile, solo così si può sperare che un conflitto nucleare non abbia mai luogo. Questa semplice frase riassume il ruolo che gli aerei intercettori statunitensi hanno svolto per quasi 50 anni nei cieli del Nord America.